Buongiorno. Buongiorno, ho perso il cappellino. Ecco, questa è la prima notizia del giorno. Stiamo cercando da 10 minuti il cappellino della Lalli, ma sembrano saltare fuori. Domani stasera ricontrolleremo i video fatti ieri con la GoPro per vedere fino a che punto ce l'aveva. Sì, magari c'è dentro lo zaino. E niente, ora andiamo a ritirare le bici perché oggi si va in e-bike. Abbiamo programmato un bel percorso da fare. Adesso stiamo andando al noleggio. Si parte, go. Sì? Ciao, grazie. Buona giornata. E questa è la nostra e-bike, lì abbiamo una Lalli con una bellissima biciclettina azzurra. E niente, ci stiamo dirigendo verso Mazzin. E da lì prendiamo un sentiero che ci porta alla Baita Gardeccia. E dalla Baita Gardeccia vogliamo trovare un modo per arrivare giù al Ciampedio o a Pian Pecei, per scendere poi seguendo le piste azzurre, le due Violet. Abbiamo bici elettriche, io al momento tengo il motore spento. Io no. Perché siamo in piano e voglio faticare. Dopo, quando saremo in salita, invece mi farò un pochettino aiutare. La salita. Marce morbide. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless. Signori, come va su sta ragazza? Come va su con la bici turbo? Non ti fermare, eh? Allora, breve pausa, bevuta. E la Lalli all'inizio ha fatto un po' fatica ad abituarsi, invece adesso sta andando molto bene. Ho capito un po' il meccanismo. Non è abituata alle mountain bike e hai questi terreni così, che comunque non è troppo difficile. Queste sono le nostre bici. Questa è la Lalli, questa è la mia. Pausa ristoro, ci rinfreschiamo un attimo e mi fa braccio. La Lalli ha detto che è una delle cose più faticose che abbia mai fatto in vita sua. Sì. Deve prendere confidenza un po' con le discese. E niente. Ah. Siamo qua, Pian Pecei praticamente, sì. Adesso andiamo su lì. Something true that I like. I won't
andata. Non potete capire, ragazzi, sembra facile ma non lo è. Sembra facile ma non lo è. Aiuto. La prossima volta fanno i due gli squilli, così capiscono che sono due le persone. Ok. Abbiamo superato i walkers, noi siamo bikers. Una fatica della miseria. Io sto perdendo chili su chili. Mi sono un attimo impantanata nei sassi ed è difficile ripartire in salita. Quindi un attimo, calmi, calmi, stanno al freddo. Aia! Io sto faticando, non sembra faticoso, ma fidatemi, lo è. Soprattutto se è la prima volta. Aia, aia, le chiappe! Sì, non vedo l'ora di mangiare al rifugio io. Siamo arrivati al rifugio Gardeccia. Abbiamo lasciato qua le bici adesso e adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Abbiamo fatto un pezzo di percorso che forse era un po' vietato, solo che non ci siamo accorti, siamo finiti lì. E non ho ucciso nessun bambino. L'allio non ha ucciso nessuno con la bici, per fortuna. E niente, adesso sono un po' di mucchesi. Allora, ci siamo fermati a pranzo, questo è il rifugio Stella Alpina e niente, ordiniamo, mangiamo qualcosa, cosa ti va lì? Non lo so, mi devo fare un'idea. Adesso lo vedrete nel prossimo timelapse. E questo è il panorama che abbiamo. Cioè, panorama, sì, siamo in un tavolo, in mezzo ad altri tavoli. Buon appetito. Guardate che bel piatto di ravioli che è arrivata alla Lally. Dovrebbero essere ravioli ripieni di fichi pere con la mela verde e un po' di burro. Sono veramente belli. Cosa ne pensi, Lally? Non vede l'ora, esatto. Beh, siamo ripartiti. Lally la porta banano. Ti vado su in bici. Eccola all'arrivo, ce l'abbiamo fatta, siamo a valle, guardate i tronchi che ha tagliato, la legna che ha fatto, adesso metterà i piedi e scenderà anche per far sta curva, ecco. Questa esperienza in mountain bike, Farina? Da non ripetere. Da non ripetere addirittura, io ho appena detto alla telecamera che mi sono divertito un sacco. No, è divertentissimo, ma però va. Anche faticoso. Dici. Non è faticoso. No, che... in realtà no. Cioè, capito? È più faticoso per lei in discesa che in salita, ci credo, se l'hai fatta tutta a piedi. No, un
Adesso un po'. Andiamo sulla ciclabile a sdroneggiare. Sì. Mi fermo anche in un bar, in un grappino. Un grappino addirittura. No, scherzo. Bene. Era per dire. Comunque. C'è la chiesetta. È stato qua. Un bel giretto. Quasi scarica, mi è rimasto un'attacca e quindi sto risparmiando batteria. Invece quell'infame della Lally che prende, se vado tutto il ritorno a piedi e sta andando a bomba e non riesco a starle dietro perché sto faticando molto di più adesso che prima sulle salite o sulle discese, comunque nei sentieri che avevo ancora batteria e se c'era una salita usavo la pedalata assistita. È terribile, è come spingere un macigno. Ora capisco la funzione walk. Adesso provo a raggiungerla, dai. Ehi! Fermati! Sto morendo! No. Come stai? Ma te cosa c'hai lì in quel... Hai finito la batteria? Sì, te cosa c'hai? In testa? Con cosa stai... Stai andando con turbo, ma non ti vergogni? Cioè... Questa va sul piano con turbo, che è la modalità per le salite più pendenti, e va come un assassino. E a me che praticamente la batteria mi è morta, quasi c'ho un'attacca, ma la devo tenere per il ritorno. Ho faticato un sacco. Oh, aspettati! Allora, bici restituite, adesso andiamo a fare un po' di corse, rilassarci un attimo, scarichi i video, che poi 7:30 si va a cena, si cena presto, sì. E siamo anche un po' affamati, quindi niente, domani purtroppo si parte, i daily vlog finiscono qui, questo è l'ultimo, domani c'è il viaggio di ritorno e niente. Al prossimo appuntamento, col prossimo viaggio. Yes. Alla prossima.